Qualcuno si sente distrutto senza di te. Il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai apparire vis-à-vis, riapparire vis-à-vis. Allora, vediamo un attimino chi è questa persona che adesso si sente distrutta senza di te. Forse un amore del passato, forse una persona, chissà. Cerchiamo di capire e vediamo cosa ti dirà quando riapparirà, perché dovrebbe riapparire, se riapparirà. Quello che devi fare è scegliere o il Buddha, o la piramide, o la stele. Scegli o Buddha, o piramide, o stele. Partiamo dal Buddha, perché hai scelto il Buddha. Partiamo dal Buddha, perché hai scelto il Buddha. Vediamo un attimino cosa ci dicono i gli arcani maggiori dei tarocchi. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è peggiore, ma lo vedrai riapparire vis-à-vis. Allora, ti ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte. Ti ricordo inoltre che se ti va di fare diciamo, una piccola donazione di simpatia al canale, puoi farlo. Semplicemente andando sotto il video c'è il tastino con un cuoricino, puoi cliccare lì e fare una piccola donazione. Inoltre, ovviamente sui canali è possibile abbonarsi. Allora, vediamo un attimino, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, beh, è una persona manipolativa, non totalmente manipolativa. Diciamo così, ma discretamente manipolativa, non è una persona che, diciamo, tornerà per amore, ecco, diciamo questo. Aveva degli obiettivi in mente che non ha raggiunto nei tuoi confronti, non so se fossero obiettivi sessuali o di altro genere, quindi la manifestazione, il fatto che si ripresenterà, è proprio per, diciamo, portare avanti questa situazione, cioè portare avanti questo sistema, diciamo così, per capire un attimino, probabilmente, come raggiungere gli obiettivi che si era prefissato nei tuoi confronti. È una persona comunque molto ambigua. Una persona che non è trasparente, che lavora un po' nel torbido, pesca nel torbido, quindi non mi fiderei molto di quello che ti dice. Una persona che potrebbe mentire, potrebbe raccontare una cosa per un'altra, non la vedrei come così, una persona così affidabile, insomma, anzi, molto poco affidabile. Cerchiamo di approfondire ancora con quello che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Prendiamo i tarocchi Zen di Osho e vediamo ancora. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa del peggiore, ma lo vedrai riapparire vis-à-vis. Allora, vediamo un po' quali sono le motivazioni che è questa persona e vediamo, cerchiamo di capire un attimino, di approfondire con i tarocchi Zen di Osho. Ok, tagliamo e andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, beh, è una persona che ama il divertimento, potrebbe essere una persona un po' edonistica, comunque una persona che ama divertirsi, che ama sicuramente la vita, che da questo punto di vista ha una vitalità e sono più che altro motivazioni fisiche quelle che cercano che manifesta per te, insomma. È sicuramente una persona che ha un carisma, una persona carismatica, una persona che appare, diciamo, carismatica, anche probabilmente di valore, ma i fini sono comunque manipolativi. Ed è una persona che sa attendere anche con pazienza, quindi può essere passato anche diverso tempo, non è una persona, diciamo, con la quale magari hai finito un'interazione da poco. È una persona che potrebbe riemergere, diciamo così, da un passato
anche lontano potrebbe rimanifestarsi e ripresentarsi, diciamo così, come dire, come un ritorno dal passato. Cerchiamo di approfondire ancora utilizzando i tarocchi, cioè gli oracoli dei registri akashici. Cerchiamo di utilizzare gli oracoli dei registri akashici. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia, vis-à-vis. Allora, vediamo un attimino. Ti ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte. Ti ricordo che se il video ti piace puoi fare una piccola donazione al canale andando sotto il video e cliccando sul cuoricino. Ovviamente sul canale ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastino abbonati vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. Allora, tagliamo e vediamo un po'. Vediamo un po' cosa ci dicono. Allora, devi sapere un po' cogliere le occasioni. Ci saranno degli eventi sincronici con questa persona, è importante coglierli, però tenendo presente di essere veramente con quattro orecchie, diciamo così, attive, perché trattasi, come dicevamo, di una persona che come affidabilità non è che ne ha tantissima, insomma, da questo punto di vista. Ci sono delle aperture, potrebbe anche, diciamo, scremato, potrebbe anche partire nuovamente una relazione. Ripeto, è una persona poco trasparente, quindi non è detto che sia negativa, ma molto meglio però prendere atto che bisogna effettuare, diciamo, i giusti controlli, le giuste verifiche se vuoi avere dei risultati e non rischiare di prenderlo in quel posto, insomma. Ci potrà essere comunque un miglioramento, un rifiorire, un cambiamento, quindi una qualcosa che potrebbe migliorare nel tempo. Quindi una persona che puoi prendere in considerazione si manifesterà a breve, non passerà molto tempo, non è una persona proveniente dal tuo passato recente, ma una persona proveniente da un passato più lontano. Tendenzialmente un po' manipolativa, che non ha raggiunto degli obiettivi nei tuoi confronti, che ora vorrebbe portare a termine, però diciamo che potrebbero esserci anche dei risvolti positivi in tutto questo, quindi sta a te la capacità di valutare. Quindi facciamo uscire il Buddha, facciamo entrare la piramide, perché ho scelto la piramide. Allora, prendiamo le carte. E partiamo come al solito dagli arcani maggiori dei tarocchi. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia, ma riapparirà faccia a faccia. Vediamo un attimino, ti ricordo che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte. Cerchiamo di capire qualcosa di più. Cosa ci dice questa situazione? Cosa ci dice questa persona? Qualcuno si sente distrutto senza di te, tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire vis-à-vis. Faccia a faccia, tagliamo, giriamo e andiamo a vedere cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, abbiamo nuovamente la luna, anche qua è una persona poco trasparente, diciamo, una persona che non si manifesta al meglio da questo punto di vista. Ha un senso però di giustizia, è una persona che vuole, diciamo, manifestare un senso di giustizia, quindi è una persona che ha un suo equilibrio, un suo bilanciamento, potrebbe essere anche una persona che ha a che fare con la giustizia in qualche caso, potrebbe essere un avvocato, potrebbe essere
un appartenente alle forze dell'ordine, potrebbe essere un giudice, oppure semplicemente una persona magari che lavora, anche un vigile, che ne so, nell'ambito comunque dell'ordine, della giustizia, o comunque una persona che ha un senso di giustizia interiore e una sua capacità, diciamo, di equilibrio. È una persona che ultimamente sta perdendo un po' la sua solidità, soprattutto la solidità economica. Potrebbe aver avuto recentemente qualche problematica di natura finanziaria, essere rimasto un po', diciamo, vittima di qualche magari crollo finanziario, magari dovuto a questa crisi recente. Insomma, queste sono un po' le caratteristiche. Cerchiamo di approfondire adesso. Utilizzando ovviamente, prendiamo quelli che sono gli arcani maggiori dei tarocchi, prendiamo quelli che sono, scusate, i tarocchi Zen di Osho. Prendiamo i tarocchi Zen di Osho. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire vis-à-vis. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Quali sono le informazioni che provengono dai tarocchi Zen di Osho? Mescoliamo le carte. Vediamo quali sono le informazioni che provengono dai tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e andiamo a vedere cosa ci dicono i tarocchi Zen. Allora, è una persona che potrebbe fare un atto eclatante, quindi potrebbe riapparire veramente con un atto eclatante, un atto di quelli, diciamo, che non ti aspetti, quindi una situazione importante da questo punto di vista, una persona che potrebbe manifestare, diciamo, un suo modo di essere particolare, insomma, in modo creativo. Devi imparare a guardare oltre le illusioni, quindi non ti illudere, perché spesso in questo caso ci illudiamo di aver trovato il principe azzurro, la principessa, quindi è comunque una persona che sta molto in isolamento, che è molto chiusa comunque in se stessa, si sente un po' bloccata. Cerchiamo di capire qualcosa di più utilizzando quelli che sono gli oracoli dei registri akashici. Quindi facciamo entrare gli oracoli dei registri akashici e vediamo cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Tieni presente che le stese sono valide nel momento in cui vengono viste, ma nel momento in cui vengono fatte. Se il video ti è piaciuto, puoi fare una piccola donazione al canale andando sotto il video, c'è il tastino col cuoricino. E super grazie, puoi fare una piccola donazione al canale. Allora, cerchiamo di capire cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Tagliamo. Andiamo a vedere che ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Allora, cerca di ascoltare molto bene la tua voce interiore per capire come si comporta questa persona, per capire chi hai davanti. Questo è un altro punto molto importante. È una persona che comunque c'è una famiglia di mezzo, se non vuole una famiglia con te è perché ce n'ha già una, diciamoci così la verità, detta in altri termini. Quindi questo è interessante, eh? Se non vuole una famiglia con te è perché ce l'ha già la famiglia. E quindi devi cercare di approfondire molto, insomma, qua vengono due carte di approfondimento. Questa persona si manifesterà, però essendo un po' ambigua, un po'
po' così, insomma, serve approfondimenti, servono veramente approfondimenti per capire cosa c'è sotto, insomma, se è già una relazione, una famiglia, quello che è, insomma. Tieni presente che, come dicevo prima, se non cercherà di fare le cose solidamente, solide con te, mettere su una famiglia, tra virgolette, perché ne ha già una di suo. Quindi facciamo uscire la piramide e passiamo alla stele, perché ho scelto la stele, passiamo alla stele. Quindi passiamo alla stele e andiamo, partiamo sempre dagli arcani maggiore dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiore dei tarocchi. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia. Vediamo un attimino cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Tagliamo. Giriamo e cerchiamo di capire che ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, beh, è una persona che si è comportata in modo un po' libertino, diciamo, di indole un po' libertina. Il Papa canta un po' messa con tutti. Il Papa è anche una figura spirituale, ma è uscita al contrario, quindi indica un po' di libertinaggio da questo punto di vista, una figura un po' trasgressiva. Diciamo che vuole raggiungere comunque degli obiettivi importanti, però non ha proprio raggiunto del tutto. Ed è comunque una persona che sta facendo un suo percorso di crescita spirituale, quindi probabilmente questo libertinaggio iniziale lo sta un po' superando perché sta entrando un po' in contatto con se stesso, con se stessa, e quindi potrebbe aver avuto dei cambiamenti diciamo così, dall'ultima volta con cui tu hai avuto contatti. Quindi questo potrebbe essere un fatto positivo. Vediamo di approfondire con i tarocchi Zen di Osho. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia. Allora, tagliamo, mescoliamo. Vediamo, ti giro con gli arcani, i tarocchi Zen di Osho. Ti ricordo che il video è valido nel momento in cui viene visto, ma nel momento in cui viene fatto. E ti ricordo inoltre che se vuoi fare una piccola donazione al canale, puoi farla andando sotto il video, tastino col cuoricino. Ti ricordo altresì che sul canale ovviamente ti puoi abbonare, abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare, vai con il computer. Tagliamo e vediamo un attimino che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Beh, ci sono possibilità, diciamo, affinché cambi qualche cosa, affinché si rimanifesti una situazione. Potrebbe essere un rapporto vissuto anche con pienezza, un rapporto solido, potrebbe anche manifestarsi anche di questo genere. Ed è in questo momento importante un po' lasciarsi andare, eliminare un po' i blocchi, i freni, perché il cambiamento interiore sicuramente questa persona c'è stato, e quindi questo cambiamento ha portato sicuramente o porterà qualcosa di positivo. Cerchiamo di approfondire ancora utilizzando gli oracoli dei registri akashici. Qualcuno si sente distrutto senza di te, il tempo passa ed è il peggiore, ma lo vedrai riapparire faccia a faccia. Allora, vediamo un attimino cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Vediamo un attimino cosa ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Allora, tagliamo e andiamo a vedere che ci dicono gli oracoli dei registri akashici. Allora, diciamo, è una persona anche un po' paradossale nei modi, quindi ti cercherà attraverso un'interruzione di schema, troverà qualcosa che non ti aspetti, diciamo, per manifestarsi di nuovamente nei tuoi confronti.
È una persona che sta attendendo magari una separazione o qualcosa del genere, quindi ha avuto un cambiamento nella sua vita, aspetterà probabilmente che si conclami questa cosa. Quindi da questo punto di vista direi che diciamo, potrebbe anche andare bene ed è comunque una persona che ci metterà il cuore nella relazione con te, quindi da valutare positivamente, lasciandosi anche un po' andare, senza probabilmente una persona che ha avuto un cambiamento. Un cambiamento importante che adesso si è manifestato, insomma. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi, diciamo, se vuoi fare una piccola donazione al canale, puoi andare sotto, c'è il cuoricino e fai una piccola donazione al canale. Cliccando sul cuoricino puoi offrire anche simbolicamente solo un caffè che va benissimo ed è sempre ben accetto. Ti ricordo inoltre di seguirmi su tutti i miei canali YouTube, compreso il nuovissimo canale Liberati dai narcisisti con Massimo Taramasco. E ti ricordo di seguirmi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Abbonarsi è facile, basta andare nella homepage. Tastina abbonati che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare o con il computer, e poi seleziona l'abbonamento che preferisci.